L'ambiente delle sabbie e delle dune costiere è un ambiente limite per le piante. C'è un sole impietoso per molte ore al giorno e per molti giorni dell'anno. L'acqua che scappa e dopo pochissime ore dall'ultima pioggia viene a mancare. Caldo terribile in estate e freddo micidiale in inverno. Sale che brucia foglie e radici. Per poter resistere a queste condizioni terribili sono necessari adattamenti fisiologici molto specializzati. Poi, come se non bastasse, l'estrema mobilità delle sabbie richiede una grande capacità di attecchimento delle specie colonizzatrici, con radici capaci di ancorare i vegetali al suolo. In alternativa, semi capaci di germinare velocemente. Il litorale sabbioso può essere suddiviso in fasce parallele e per ogni fascia si può indicare una situazione ecologica particolare. Partendo dal mare troviamo la battigia, dove generalmente non troviamo proprio vegetali. Poi abbiamo la spiaggia e alle sue spalle le dune, ovviamente dove le attività umane lo consentono. Allontanandoci quindi dal mare, diminuisce la salinità e aumenta la stabilità delle sabbie, quindi le piante consolidano con sempre maggiore efficacia dune e sabbie. La sabbia è composta da granelli di grosse dimensioni per le piccole radichette dei vegetali, per cui le piante non riescono ad ancorarsi. E vista l'impossibilità di poter accumulare acqua nel suolo, le radici si sviluppano molto in profondità per andare a cercare acqua. L'acqua nel sottosuolo tende a stratificare, con acqua dolce nelle parti più alte della falda e salata nelle parti più profonde, per cui le piante dovranno essere capaci di pescare dove l'acqua è dolce. E nelle diverse stagioni la profondità della falda di acqua dolce può anche modificarsi. La vegetazione psammofila, cioè quella tipica delle sabbie, segue quindi una logica ambientale stretta. Andando dal mare verso le dune troviamo situazioni differenti, ad esempio il cachiletum, ossia un'associazione di vegetali in cui Cachile marittimo e Salsola cali la fanno da padroni. Oppure abbiamo Ammophyletum, in cui troviamo Ammophila renaria accompagnata da Eryngium marittimum. Echinophora spinosa e Pancrazio marittimum che sono molto ben presenti. Dal punto di vista ambientale si tratta di un ambiente quindi estremamente interessante perché le successioni di habitat sono estremamente rigorose. Sulle sabbie non stabili troviamo Salsola e Cachile, sulle dune ancora mobili troviamo Ammophila, sul retro delle dune troviamo Lentisco, Filirea e le piante più esigenti. A differenza di altri habitat, qui si tratta di singoli esemplari che difficilmente hanno rapporto con altri vegetali, sia della stessa specie che di specie differenti. Quando la duna poi però è stabilizzata, viene colonizzata da piante più esigenti, che creano ambienti sempre più stabili e più ricchi. La cosa interessante è che sono le stesse piante pioniere a creare l'habitat giusto per le piante più esigenti. Ma così facendo portano alla stabilizzazione delle dune ed eliminano quindi la possibilità di poter restare loro stesse sulle dune, su cui hanno lavorato e hanno favorito la colonizzazione di altre specie. Conoscete qualcosa di più simile di questo alla società umana? Differente è la situazione delle coste rocciose, in cui l'azione del mare e del vento è di tipo erosiva.
Nelle zone piatte, negli anfratti, spesso si deposita sale in grandi quantità. L'azione delle onde è spesso violenta, ma almeno il suolo è solido. Enormemente importante in questi ambienti è la quantità e la distribuzione delle piogge nel corso dell'anno, per la capacità dell'acqua piovana di asportare il sale depositato. Questo permette, ad esempio, sulle coste del nord Europa di sviluppare una flora che è quella alpina, però con vista mare. Lo studio di queste specie è particolarmente interessante anche ai fini del disinquinamento ambientale, visto che si tratta di specie particolarmente resistenti a materiali inquinanti e quindi utilizzabili in qualche caso come specie in grado di rinaturalizzare ambienti inquinati. Purtroppo, gli ambienti in cui sopravvive però questa flora, molto particolare, è sempre più aggredita dall'attività umana, con cementificazione delle coste, con l'inquinamento e con un turismo ben poco rispettoso dell'ambiente.